È dal prezioso chiostro del complesso monumentale di Santa Caterina d'Alessandria che inizia la narrazione sul profondo significato ricoperto dai bambini Gesù realizzati con la cera. Un'arte antica, quella dei maestri cerai, tramandata da padre in figlio sino ai giorni nostri, espressione artistica sempre meno diffusa. Sono circa 100 i bambinelli in cera raccolti nell'esposizione Sacra e Preziose Cere, a raccontare la forza della devozione attraverso i manufatti artigianali. La mostra dei bambinelli di cera all'interno del monastero di Santa Caterina nasce nell'ambito di un progetto più vasto di valorizzazione del patrimonio etnoantropologico del museo. Ogni monaca, infatti, per tradizione, aveva nella sua cella un bambinello che era oggetto di meditazione, di devozione e di preghiera. Grazie anche al supporto di molti collezionisti che generosamente hanno imprestato i loro bambinelli, abbiamo allestito una mostra non soltanto molto ricca da un punto di vista numerico, perché sono all'incirca 100 pezzi, ma anche che raccoglie un po' le varie tipologie di ceroplastica di tutta la Sicilia. Si parte dal 700 per arrivare ai giorni nostri e quindi tipologie anche di materiali diverse, perché i bambinelli più antichi erano scolpiti, mentre quelli più moderni dalla metà dell'Ottocento in poi vengono realizzati con l'ausilio di stampi e quindi erano meno costosi, alla portata di tutti, anche delle famiglie borghesi, ma anche diversa la tipologia in base al luogo dove le ceroplastiche venivano realizzate. Abbiamo quindi bambinelli palermitani realizzati in via dei Bambinai da maestri cirari detti bambinidari o bambinari, e abbiamo anche diverse ceroplastiche che vengono dall'area di Caltanissetta. C'era il famoso maestro Fasulo, di origine palermitana. Abbiamo le ceroplastiche di Trapani, di Alcamo, dove erano le monache stesse a produrle, con un impasto di amido e cera, dell'area di Salemi e dell'area di Erice. Qualche bambino particolare viene anche da Caccamo, bambini per esempio con la pelle scura. Ma anche bambini miracolosi. Bambini miracolosi ne abbiamo diversi, tra cui uno per esempio della Confraternita dell'Addolorata, faceva parte di un gruppo scultorio più ampio con Gesù e la Madonna, andarono dispersi a causa di un incendio, miracolosamente solo questo bambino rimase illeso. Oppure ad esempio il bambino di Sant'Orsola dei Negri, il bambino della chiesa di San Domenico e il bambino di Santa Caterina, il bambino di Suor Gesua, che si dice fosse stato ritrovato nel sottotetto da una monaca, perché durante la notte la monaca fu allertata da un pianto e scoprì questo bambinello di cera nel sottotetto. Veniva adorato dalle monache, che lo esponevano il giorno di Natale in chiesa, e si dice appunto che elargisse molti miracoli ai fedeli devoti. Il bambinello nasce soprattutto dalla fine del Settecento, e in particolare a Palermo la devozione nasce grazie a un culto che si diffonde a partire dalla chiesa di San Giorgio dei Genovesi, per cui il bambin Gesù viene adorato in modo distaccato dalla figura materna, dalla Madonna, con cui era stato sempre legato nell'iconografia. Dal Settecento in poi, grazie anche a Sant'Alfonso dei Liguori e ad altri mistici che rafforzano il legame con il Gesù bambino, il Gesù bambino diventa la raffigurazione di Cristo che si fa uomo, che si fa piccolo, e quindi l'adorazione di Dio che diventa alla portata di tutti. Nella tenerezza del bambino c'è la tenerezza di ciascuno che rivede l'immagine di sé bambino, e quindi questo bambino uomo che ha un po' la cui adorazione è un po' alla portata di tutti.